Allora, per quanto riguarda Final Fantasy VII, ce l'avamo lasciati in una posizione un po' particolare. Ora, se io ho fatto i calcoli giusti, o comunque bene o male ho calcolato come strutturare effettivamente questo tipo di live. Teoricamente, oggi, se tutto va secondo i piani, dovremmo riuscire ad arrivare alla fine di Midgar. Dovremmo riuscire ad uscire da Midgar. Se ovviamente i miei calcoli sono corretti, oggi diciamo che nel periodo, ora che è dalle 9 fino a solitamente mezzanotte, che è il mio orario di base dove effettivamente comunque faccio live, dovrei effettivamente riuscire ad arrivare alla fine di Midgar. Ciò che voglio farvi vedere è che noi ci siamo salutati praticamente qui. Ci eravamo salutati al cimitero dei treni. Cimitero dei treni dove il mio tempo di gioco era di 7 ore e 44 minuti. Con 20.911 kill, che ovviamente avevo ottenuto da tutto il farming che avevo fatto precedentemente alla zona del cimitero dei treni. Bene, il salvataggio da dove cominceremo oggi sarà questo. Livello 21, quasi 11 ore di gioco. Con 34.645 kill. Quindi già potete effettivamente notare a occhio che c'è stato un periodo di farming, un periodo di pausa, insieme alla mia Tifa e alla mia Eris, o Aerith, come sarebbe giusto dire. Per cui carichiamo questa partita. E ovviamente ci presenta i modelli e ci presenta tutto come piace a me, graficamente parlando. Sì, sono ricco, ma sarò decisamente più ricco tra un po'. Sarò decisamente ricco tra un po'. Ancora, questa non è la vera ricchezza che intendo io. La vera ricchezza che intendo io la vedremo tra poco, perché, come potete notare, abbiamo il limite, il livello anzi delle limit al 3. E quando dico 3, intendo 3 con tutti. Quindi Cloud ha il suo livello 3 completo. Tifa ha il suo livello 3 completo. Ed Aerith ancora è ferma a livello 2. Perché ovviamente ho aiutato Tifa nell'apprendimento delle sue limit, ma adesso anche lei arriverà alla fine del livello 3. Quindi noi praticamente prima, già ancora prima di uscire da Midgar, abbiamo raggiunto il livello massimo farmabile, ovviamente, livello massimo farmabile delle limit. Oltre a questo, ovviamente, anche le materie sono migliorate. Infatti abbiamo la materia di tuono, che adesso addirittura ha due, cioè ha sbloccato anche la seconda magia di tuono, ovvero Fulgora. Poi vabbè, Tifa, a cui ho lasciato la materia di predatrice proprio per permettermi di rubare gli eteri, perché vi ricordo che qui il mio farming consisteva nel rubare la maggior quantità possibile di eteri, che ovviamente sono 99, così giusto per dirvelo. E poi invece Aerith, che praticamente è stata la mia specialista magica per tutto questo tempo, dove ha avuto la materia Omni, che
Ovviamente mi permetteva di curare tutti, e poi le materie glaciali e ardente che mi permettevano di fare dei danni comunque ingenti nei confronti delle nostre creature. E poi la materia altruismo, perché come vi ho spiegato la volta scorsa, a me interessava far caricare la barra limite di Aerith proprio nell'occasione in cui oggi avremmo completato le limit di tutti quanti i nostri personaggi. Ora, a questo punto del gioco, per meglio dire, arrivati a questo livello del gioco, dobbiamo levare tutte quante le materie ad Aerith. Perché per il momento Aerith non sarà un membro del nostro party, o per meglio dire, a breve, non sarà più un membro del nostro party. Quindi diamo a Tifa la materia ardente. La materia predatrice gliela lasciamo e basta. Fondamentalmente possiamo anche darle soltanto queste. A Cloud gli lasciamo la materia del tuono. Tutte le altre materie che stiamo lasciando qui in secondo luogo le daremo tutte a Barret. Ciao Dark, buonasera a te. Le daremo a Barret. Barret, se vi ricordate bene, vi ho spiegato che può essere tranquillamente utilizzato in seconda fila, quindi sarà molto più resistente nei confronti dei nostri personaggi, quindi potrà tankare i loro danni e al tempo stesso essere un ottimo curatore con Omni più la combo energetica, che abbiamo anche sbloccato Energira già, e avere la possibilità tramite la materia glaciale di infliggere danni di tipo ghiaccio ai nostri avversari. Anche se in realtà la cosa più logica sarebbe togliere tuono da Cloud per darlo a Barret. Per il momento non c'è bisogno. Lo faremo successivamente, perché comunque avremo un modo di poter gestire meglio le materie, ma per il momento va bene così. Un'altra cosa che vi voglio far notare è che Cloud ha la limit al massimo, proprio perché voglio farvi vedere come andremo praticamente a shottare il prossimo boss, perché lo andremo letteralmente a shottare. E cosa ancora più figa, voglio farvi vedere. Anzi, facciamo ordina, ecco così, dove appunto il mio obiettivo è stato raggiunto, ovvero ottenere i 99 eteri. Se vi ricordate bene, il mio obiettivo principale del farming che ho fatto all'interno della zona del cimitero dei treni era appunto ottenere le 99 unità di etere. Ciao Angel, buonasera anche a te. Quindi abbiamo comunque rispettato il nostro dovere. A questo punto io posso letteralmente andarmene dal cimitero dei treni, perché non devo fare assolutamente più niente qui. Sono a posto, cioè non devo fare altro, possiamo andare via. Abbiamo preso anche tutti gli altri oggetti nascosti all'interno della zona del cimitero dei treni e possiamo andare tranquillamente altrove. Qui ovviamente non mi interessa combattere, perché non voglio sprecare la limite di Cloud e tantomeno non voglio neanche fare altro. Cioè non ho bisogno più di combattere perché siamo già abbastanza overlivellati, quindi non c'è motivo di fare altro. Anzi no, vabbè, da qua possiamo rimanere alti. Ah no, vero, qua dobbiamo scendere. Sì. Allora scendi. E qui ce ne possiamo andare. Possiamo finalmente abbandonare sto cimitero dei treni che ci ha praticamente accompagnato nell'ultima live e a me personalmente mi ha accompagnato nell'ultima settimana di tempo, proprio perché mi ha concesso il farming in generale. Ecco, delle ultime ore di gioco, dove appunto ho farmato, come vi stavo dicendo prima, tutti gli eteri che oggi mi permetteranno di veramente, e dico veramente, essere ricco ancora prima di uscire da Midgar. Quindi tanta roba. Ciao Ale.
prendiamo la gran pozione. Qui ci spostiamo. E adesso spostiamo anche quest'altra locomotiva. E ora finalmente possiamo abbandonare l'area del cimitero dei treni. E non la sopporto più. Dopo tutto il farming che ho fatto, non la sopporto più. Allora, la guardia che ci dice? Ho sentito dire che la piattaforma sarebbe crollata, ma lavoro in questa... non ce la faccio? Che cosa orribile. Ok, quindi siamo ancora in tempo. Nonostante il farming, siamo ancora in tempo per salvare la situazione. Ce l'abbiamo fatta, il pilastro è ancora intatto. Ma va? Un momento, questo rumore lo sentite anche voi? Degli spari? Sì, sono esattamente degli spari. E lì sopra vediamo addirittura qualcuno che conosciamo e sta sparando in maniera abbastanza furiosa. Oh! Madonna, che tonfo di caduta che ha fatto. E non è morto, tra l'altro, però vabbè. Cioè, nel senso... Wedge! Cloud! Si è ricordato il mio nome? Barrett sta combattendo su in cima, vado ad aiutarlo, ti prego. E scusami, Cloud, per non essere stato di nessun aiuto. Va bene. Ma non è Zack che viene shottato. Non è lui. Aerith, prenditi cura di Wedge. Ecco perché abbiamo tolto le materie a Aerith. Perché appunto lei non sarebbe stata presente all'interno di questa fase di gioco. Aerith, ho bisogno di un favore. C'è un bar chiamato Settimo Cielo qui vicino. Lì troverai una bambina chiamata Marlene. Ho capito, la porterò in un posto sicuro. È pericoloso restare qui, dovete assolutamente allontanarvi dalla torre. Tra l'altro là ci sono anche dei soldati Shinra, giusto per ricordarvelo. Abbraccione con una nuova sabba, adesso voglio Brask. Giorno 10 c'è Brask. Grazie Yuna comunque per la sabba. Strano che non sia apparso il messaggio con la sabba, forse apparirà dopo. Andatemene dal settore 7. Ok, e qui abbiamo adesso la possibilità di poter girovagare con i personaggi. C'è una cosa che dobbiamo fare prima di andare a salvare Barrett. Non mi fai andare da nessuna parte? Perché non mi fai andare da nessuna parte? Vabbè, andiamo a salvare Barrett. Allora, in realtà, io qui vi volevo fare vedere anche un'altra cosa. Vabbè, ve la posso fare vedere anche dopo, sì. Sì, possiamo andare da Barrett prima. Vi prego, fate qualcosa, il mio posto speciale. Ok, lui giustamente. Allora, qui si può salvare, ovviamente, ma almeno... anzi, salviamo, prima che poi mi si chiude il gioco, ci sono altre robe magari di mezzo, quindi, vabbè, salviamo. Ok, così ce l'abbiamo già pronta. E saliamo. Una volta che saliamo, possiamo subito scendere per sbloccare lo shop. Perché qui appunto abbiamo la possibilità di avere uno shop. Vedete, la porta si chiude. Quindi non possiamo più tornare indietro, proprio perché questa è una fase obbligatoria. Ma parlando col tizio con la maglietta fucsia... Se magari mi prende il dialogo col tizio con la maglietta fucsia... Ecco. Vedete, abbiamo la possibilità di poter comprare o vendere le nostre cianfrusaglie, no? Quindi di poter comprare o vendere la nostra roba. Ciao Ava! In questo caso non dovrei comprare niente. La cosa che in realtà compro, giusto perché ho questi soldi in più, anche se dopo diventeranno ancora di più, sono 5 tende, che è il numero predefinito che io utilizzo
di tende all'interno solitamente dei miei giochi o quello che è, e poi un altro oggetto che in realtà potrebbe essere utile durante le speedrun, le granate. Non ne compro tantissime, ne compro giusto 25. Facciamo 2000 kill tondi tondi. Vi farò vedere perché le granate saranno estremamente forti per accelerare un pochettino la fase di gioco. Ma per il momento va bene così. Adesso possiamo andare e possiamo fare questa frazione di gioco. Cloud, ancora non ti importa della vita del pianeta? Ecco, qui adesso abbiamo una scelta che non farà, non cambierà nulla, però. Ok, a posto, possiamo andare. Not interested. Nel frattempo sentiamo ancora gli spari, combattimenti casuali, che ovviamente saranno una costante in questa fase. No, no, la limit non la dobbiamo utilizzare con Cloud. Piantiamo i pugni con, anzi con Cloud, ecco, possiamo fare Fulgor, dato che i nostri nemici saranno deboli, o per meglio dire, subiranno un po' più di danni dal fulmine. Anche se forse in questo caso specifico il fuoco è più efficace. Almeno in questo caso specifico. Poi, quando arriveremo alla Torre Shinra, ovviamente il fulmine sarà il nostro migliore amico, praticamente. Allora, continuiamo a salire. E qui incontriamo un soldato morto praticamente, e poi Barret che sta sparando non si sa cosa. Tifa, Cloud, siete arrivati finalmente. State attenti, quei bastardi hanno un elicottero. Meglio controllare l'equipaggiamento prima che ci attacchino. Esatto. Quindi, menu. Il nostro Barret ovviamente ha già la sua limit livello 3, eh? Anche se ancora dovremo imparare il livello 2, la seconda limite del livello 2 e poi il secondo livello del livello 3, che è quella più importante ovviamente. Però per il momento lasciamogli questa. Avrò modo di poter farmare le limit, quindi non è un grossissimo problema. A questo punto dobbiamo guardare l'equipaggiamento di Barret, perché non abbiamo nient'altro se non effettivamente la nuova banda di titanio che dobbiamo equipaggiare. Le materie per Barret saranno energetica con Omni, in modo tale che lui potrà curare il party. E poi altruismo, perché lui stando in seconda fila può subire più danni rispetto agli altri, e tra l'altro ci consente anche di allenare la limit qualora dovesse caricarla. E poi la magia glaciale qualora dovessimo effettuare qualche danno così in generale. Lo mettiamo in seconda fila, perché vi ricordo che Barret avendo la mitraglietta farà gli stessi danni o in prima o in seconda fila, e dopodiché abbiamo finito. Eccoli che arrivano. E qui adesso faremo un po' di male. Oh, Crown, grazie per il raid. Benvenuti ragazzi, benvenuti. Mettetevi comodi e benvenuti a tutti. Mi basta premere questo pulsante e puff, fatto. Missione compiuta. Dobbiamo fermarlo, Cloud, Barret, vi prego, fate qualcosa. Ormai spiacente, ma non posso permettervelo. Nessuno mette i bastoni fra le ruote a Reno e ai Turks. E qui abbiamo appunto la boss fight che vi stavo annunciando poco fa, ma che shotteremo tranquillamente col nostro Cloud. Piramide. Un secondo, parliamo un attimo di Reno. Reno come boss fight può essere abbastanza infame. Può essere abbastanza infame, soprattutto se non si conosce ovviamente il gioco e se non si conosce ovviamente anche qual è la sua meccanica. Piramide è un debuff in realtà che viene applicato comunque ai nostri personaggi, dove praticamente loro non potranno effettuare delle azioni. Non potranno effettuare delle azioni e all'interno del codice di gioco la piramide viene evidenziata come KO.
può effettivamente essere intesa come KO, cioè il gioco interpreta la piramide come un KO. Infatti, se Reno dovesse riuscire per una motivazione o l'altra a farvi tre piramidi, praticamente siete KO. Esatto, e tra l'altro è anche la LD che per l'appunto Reno effettua nel gioco di Dissidia Opera Omnia, che per l'appunto presenta lo stesso debuff, ovvero piramide, ovvero che il nostro avversario non può farci danno con il suo prossimo attacco, a prescindere da quale sia. E cosa bisogna fare per rimuovere la piramide, ovviamente in questo caso da Tifa? Ovviamente attaccarla. Cioè, la cosa, diciamo, un po' buffa di questa cosa è che noi dobbiamo palesemente attaccare Tifa. Vedete? Una volta che l'abbiamo attaccata, la piramide sparisce. Anche il gioco stesso ci ha dato il suggerimento di, appunto, attaccare la piramide. Il nostro personaggio non subisce danni e viene liberato, e quindi di conseguenza viene rimesso nuovamente in gioco. Ripeto, è una boss fight che può essere un po' infame, perché chi non capisce effettivamente questa meccanica, soprattutto io da piccolo, dovendola leggere in inglese e dovendo tradurla ovviamente dall'inglese, sinceramente parlando, non ci avevo capito molto. Invece adesso, ovviamente, anche con la traduzione in italiano e con tutti gli anni che sono passati, è abbastanza facile e intuibile. Ma per il momento, Reno, non sei un problema. Addio. Sì, pare che sia ora di andare. Ciao Reno, è stato un piacere. Esatto, shottato, palesemente. E non sarà l'unico boss che shotteremo oggi, forse, in base anche a come saranno, in base anche a come si metteranno le cose. Etere, che ovviamente noi già possediamo in 99 unità, quindi completamente useless, è un etere che viene gettato via, purtroppo. Qui Tifa che sta cercando di risolvere qualcosa, ma dannazione, una bomba a tempo? Sì, timing bomb. Cloud, io non so come fare per disinnescarla, provaci tu. Tifa smanettona, sì. Ragazzi, ancora sono le 9 e mezza. Questa non è una normale bomba d'orologeria. E lì c'è un altro amico. Precisamente. Non vi sarà facile, non vi sarà facile disinnescare quella bomba. Esploderà il secondo esatto in cui qualche sciocco proverà a toccarla. Ti prego, fermala. Ah ah ah. Il rilascio d'emergenza della piattaforma può essere disattivato solo con l'intervento di un dirigente esecutivo della Shinra. Tappati la bocca. Ecco, quello inizia a sparare a caso. Al tuo posto farei attenzione, potresti ferire la nostra ospite speciale. Se n'è accorta adesso. Aerith! Oh, vi conoscete? È bello che possiate vedervi ancora un'ultima volta, dovreste essermi grati. Che cosa volete fare ad Aerith? E chi lo sa? A noi Turks è stato solo ordinato di trovare e catturare l'ultimo antico rimasto. Ce n'è voluto di tempo, ve lo assicuro, ma finalmente possiamo riportarla dal presidente. Tifa, sta bene, la bambina è al sicuro. Ecco, e le ha mollato un ceffone. Aerith, presto, andatevene. Beh, ormai manca pochissimo, credete ancora di potercela fare? Esatto, e qui adesso avviene la scena, una delle scene più probabilmente più d'impatto di questa prima fase di Final Fantasy VII. Appunto l'esplosione, la distruzione del torrione del settore 7. Angermax arriva, non vi preoccupate, le limite già sono tutte a livello 3, quindi non c'è problema. Parliamo con Barrett, col nostro barrettone. Ecco. E ha trovato la soluzione. Possiamo usare questo cavo? Sì, usiamo il cavo. Via. Ecco, addosso a Barrett. In groppa a Barrett. Ecco, vedi, volevate vedere Barrett e Cloud. Ecco, Cloud in groppa a Barrett. Vedete? Già, easy.
A posto. E qui... Proprio letteralmente il basso fondo del settore 7 ha, cioè, proprio è stato completamente schiacciato. Altro la chicca della musica classica in sottofondo. Segno del cattivo per eccellenza, no? Con quel gusto raffinato che però è cattivo fino al midollo. Marlen! 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 Biggs! Esatto, Wedge qui tecnicamente, o almeno per i riferimenti che noi abbiamo su Final Fantasy VII originale, Biggs, Wedge, Jesse e tutti quanti sono morti. Cioè, non è come nel remake che li abbiamo visti praticamente di nuovo in vita, perché... Li abbiamo visti praticamente poi alla fine, no? Abbiamo visto l'easter egg dei guanti di Jesse, Biggs che era sdraiato a letto, Wedge che a quanto pare sia sopravvissuto, quindi è ben diversa la storia. Ecco qua il doppiato con la voce di Tifa un po'... Vabbè. Ma che diavolo di bisogno c'era? Ehi, Barrett. Sì, ma ti fa questa camminata proprio nel... anche nel gioco originale, eh? Cioè proprio a questa movenza che qui è stata tradotta in questa maniera, quindi ci sta. Simile a uno sculettamento di modello. Ehi, Barrett, ora basta, ti prego, calmati. Ecco, ora qua impazzisce. Dannazione.